Ciao a tutti ragazzi, sono Rector come sempre e oggi vorrei far vedere cioè vorrei fare un nuovo video su come aumentare la prestazione del vostro PC nei giochi, diciamo, nei giochi. Non so se funzionerà per tutti, volevo dire per tutti, ma per me io non posso nemmeno provare perché ho già un PC potente, quindi non so cosa cambia a differenza perché la mia scheda video mi blocca l'FPS a 60, quindi non so come farvelo vedere con il mio. Comunque, spero che vi funzioni questo metodo perché me l'ha chiesto un mio amico di fare questo video, quindi maggior parte, cioè, lo sto facendo maggior parte per lui, quindi iniziamo con il video semplicemente. Un'altra cosa che vi volevo dire praticamente è che il mio PC è in inglese, cioè Windows è in lingua inglese. Quindi vi farò vedere le posizioni e vi tradurrò anche cosa dovete fare. Però le posizioni, per esempio, documents vuol dire documenti, saranno in inglese, cioè la lingua sarà in inglese, semplicemente, ok. Comunque, iniziamo. Prima di tutto andate su Start, o vabbè, io ho Windows 8. Su Start andate su pannello di controllo, chi ha Windows 7 può trovare qui, pannello di controllo. E chi ha invece Windows 8 basta andare al lato, andare su impostazioni e c'è scritto pannello di controllo. Semplicemente, ok, noi abbiamo già aperto il pannello di controllo. Ok, dopo aver aperto il pannello di controllo dobbiamo andare su sistema, qui, questo qui monitor con il tick. Poi andiamo sul advanced sistema, cioè opzioni avanzate, l'ultimo. Poi andiamo sul qui, qui il primo performance, andiamo su impostazione e mettiamoci il terzo, metti, vabbè, quello il terzo, la terza opzione, fate apply e ok, semplice, fine. Ok, primo passo fatto. Ok, il primo passo, abbiamo finito il primo passo. Ora andiamo nel secondo passo. Il secondo passo è che dobbiamo andare su internet. Ok. E andare a scrivere su Google Boost. Aspetta, Game Booster. Questo Game Booster. Vi metterò il sito sotto descrizione. Comunque il primo è dell'ibit.com. Andiamo su quello. Game Booster della Razer. Facciamo prima di tutto scegliamo la lingua italiano. Ok. Poi facciamo download. Ok, facciamo il primo download per Windows 8 7 Vista. Dopo che aver fatto download, praticamente vi appare la pagina di registrazione. Eccolo qua. Qui mettete l'email, qui la password, qui confermate la password, qui mettete Italia, qui digitate la cosa, fate tutte e due, no, cioè fate il primo, I accept, quel coso, cioè cazzate varie. Non fate il secondo perché se no vi spamma di lettere e cazzate varie. Fate submit, poi andate sul vostro email. Che mi manderà un'email, ci sarà scritto accetta le condizioni eccetera eccetera, voi pigiate nel link che vi manda e vi si registra. Se non sapete come registrare vi farò un altro video come si registra eccetera. Comunque dopo aver creato un account ok, finiamo di scaricarlo. Dopo aver creato account e dopo aversi registrato e scaricato, installiamo il programma ovviamente. Next, accept. Ok, io lo installo nel mio disco dei programmi e facciamo next.
E abbiamo finito di installare. Facciamo niente, facciamo il celevato di tutti e due i tick perché possiamo fare manualmente. Dopo aver finito di installare, apriamo Game Booster Razer, cioè Razer Game Booster. Entriamoci con l'email con cui vi siete registrati, ovviamente. Che la passo, chi cazzo se la ricorda? Vediamo se è questo. Ups, ok, è entrato. Ok, dopo essersi entrato, a noi il coso del gioco non ce ne frega un cazzo. Ci frega l'utility, utilities, che sarebbe l'utilità. Vediamo se possiamo cambiare. No. Ok, che cazzo me ne frega. Ok, lasciamo. Andiamo sull'utilities, il secondo, utilità sarebbe in italiano. Ok, qui c'è l'istruzione manual boost, che sarebbe aumento della, cioè boost manuale, cioè aumentare la velocità manualmente, e qui c'è automatico. Noi lasciamo questo com'è, invece qui scegliamo il gioco che vogliamo, che ne so, scegliete un gioco, ovviamente scegliete un gioco. Che cacchio ne so, scegliamo, sì, no vabbè, non scegliamo nessuno, facciamo sempre semplicemente boost now. Ok, no, recommended boost now. Ok, mettiamo raccomandati, i giochi raccomandati e boost, e ok, lasciamolo così. Ok, questo lo lasciamo così, anche se pigiate X e resta come sottofondo perché resta qua. Qui, si trova qua sempre. Ok, se invece non funziona così, scegliete il gioco e fate boost, così. Fate costume, fate qui restore now. Deve avere questa opzione, scegliete il gioco che volete e fare boost. Capito? Invece noi, dato che non ce ne frega, vogliamo su tutte. Facciamo quelli raccomandati dal programma e facciamo boost. Ok. Quindi, ok, io mi chiudo anche questo puttanello di programma. Ok, lasciamo perdere. Quindi, dopo, questo è il secondo passo e andiamo nel terzo passo. Per il terzo passo dobbiamo fare. Aspettate, ok. Il terzo passo sarebbe una cosa che non potete farlo tutti, quindi io non lo faccio. Comunque, al posto del terzo po passo metterò un altro programma che dovete scaricare, che si chiama CC Cleaner. Alcuni di voi lo conoscono, alcuni no. Questo non richiede registrazione, potete semplicemente scaricarlo. CC Cleaner, questo. Andate sul sito. Fate download e scaricate da uno di questi siti. Dove averlo scaricato? Questo programma è utile nell'ambito, cioè, di molte cose. Ovviamente qui praticamente potete analizzare tutte i cache, eccetera, i file temporanei del sistema, e cancellarli automaticamente da qua, senza andare lì a rompersi le palle eliminandolo uno alla volta. Qui, per trovare i problemi di, come si chiama, dei problemi del PC, praticamente, che ne so, qui i file eliminati, cioè vi risolve il problema. Basta fare qui, metti, vabbè, no, e sì, io faccio sempre no perché non me ne frega di fare un recovery. Ok, questo ci interessa di più. Disinstallate tutti i programmi che non conoscete e pensate che non vi serva un cazzo. Semplicemente. Tutti. Poi, nel secondo passo, startup. Qui dovete andare per bloccare tutti i programmi che non devono partire quando accendete il PC. Per esempio, a me questo qui, Bando Media Booster, non me ne frega un cazzo che mi si accende quando
accendo il PC, quindi faccio disable qui. Quindi questo da ora non poi non si accende. Più programmi avete come sottofondo, cioè nel senso accendete e quando si accende il PC, più lento è, e prima di tutto vi si mette 30 anni per accendere il PC. Secondo, vi dà anche fa anche, come posso dire, anche se il computer è migliore, vi fa perdere anche un po' di potenza nei giochi, eccetera. Comunque, disinstallate, cioè disinstallate tutti i programmi che non vi serve. Disattivate tutti i programmi che non volete che si avvia all'avvio del PC. Quindi così finiamo il terzo passo. Il quarto passo è la più lunga, però è secondo me che risolve molti dei problemi, è il defrag. Il defrag praticamente sarebbe che quando voi installate delle cose sul disco, il disco praticamente a volte c'ha delle parti che non può, cioè ha delle parti in cui non può mettere dei dati, quindi lui praticamente mette, per esempio nella prima partizione mette un po' di dati, nella seconda un po' di dati, quindi un gioco, per esempio un dato di un gioco sono sparsi per tutto il disco, quindi lui deve fare avanti e indietro, avanti e indietro. Quindi il disco, così facendo, il disco dura di meno e poi vi dà anche vi cala anche un po' di FPS, dato che lui deve fare avanti e indietro ogni volta. Invece se fate defrag vi mette tutti i file del quel gioco in un posto, un settore solo, quindi lui deve stare solo su quel settore e quindi gira solo su quel settore, quindi vi funziona per bene, diciamo, non vi, cioè avete un maggiore FPS, diciamo, nei giochi. Quindi per fare il defrag andiamo sul start, tutti i programmi, è da tanto che non me lo faccio, non mi ricordo nemmeno secondo me. Ok, ecco, oggetti, cioè oggetti amministrativi, cioè strumenti amministrativi, c'è scritto DFR, andate su DFR, ok, ora praticamente qui possiamo fare defrag tutti i giochi, cioè tutti i dischi. Io ho tre partizioni, Windows, programmi e giochi, quindi io potrei fare, quindi io, dato che ho i giochi in questo, potrò fare prima di tutto analizza il disco, fatelo sempre, analizza il disco, dopo aver fatto analizza il disco ottimizza, e questo qui inizia a fare il defrag. Il defrag richiede un bel po' di tempo. Un bel po', sì, dipende, perché può richiedere da 2 a 4 ore, da 1 ora a 2 ore, cioè non ha una ora precisa. Dopo aver fatto il defrag su tutti i dischi che avete, prima analizzateli, poi fate il defrag. Quindi dopo il defrag siete a posto, diciamo, quindi potete accendere il gioco e guardare se funziona. Se guardate che a me non me ne, cioè leviamo questo defrag perché non me ne interessa, me lo faccio un giorno, un altro giorno. Comunque, se vedete che non vi funziona il gioco ancora per bene, potete fare l'ultima cosa che vi consiglio di fare, è pigiare Ctrl Alt Canc, andare su Task Manager, l'ultima opzione sarebbe. O potete andare così, su Start, scrivete CMD, apritelo con amministratore, scrivete Task MGR e vi si apre, vi dovrebbe aprire, se non mi sbaglio, aspettate un attimo. Che cazzo sto scrivendo? Ecco, vi apre questo il programma. Qui praticamente andate su processi, il primo sarebbe i processi. Trovate il gioco che volete alzare di potenza, che cacchio ne so, cioè io non ho acceso nessun gioco, ok, aspettate. Accendiamo il mio gioco, questo qui, per farvelo vedere. Aspetta,
cioè no, vabbè, comunque andate qua e trovate il gioco, per esempio, che ne so, facciamo conto che questo sia il mio gioco e pigiate su questo, andate su, aspettate, ok, proprietà, no, non è questo, che cazzo sto facendo? Andate su qui su risorse, andate sul disco e fate, che cazzo sto facendo, aspettate un attimo, no, no, sto scherzando, no, ok, funziona solo con i giochi, aspettate un attimo, facciamo Ah, ecco, no, no, non andate sui processi, andate su dettagli. Qui i dettagli, andate a cercare il programma che volete aumentare di potenza, per esempio io ora voglio che Chrome funzioni per bene, andiamo su, diciamo, clic destro, sì, è destro, clic destro. Andiamo su, metti proprietà il terzo, e mettiamo, non mettete real time perché... Cioè, tempo reale perché vi spacca proprio il PC. Mettiamo alto, semplicemente alto. Sì, e fate sì, qui. Ok, ora tutta la potenza del PC si concentra su Chrome. Quindi Chrome andrà velocissimamente rispetto a tutti gli altri programmi. E quindi è così che funziona. Invece voi dovete fare scegliere il gioco. Per esempio, che ne so, io sto giocando a Black Ops. Scegliamo Black Ops e andiamo a trovare... E con cui scritto il programma, scritto il gioco, scritto Black Ops, clicchiamo su Black Ops e facciamo il terzo set pro, metti la proprietà e mettiamo alto semplicemente e facciamo così, fine. Invece se vogliamo metterlo di nuovo come erano, basta andare qua e mettere normale, fine. Ok, vediamo, io ho messo anche questo alto, no? Sì, volete come potete mettere, semplicemente. Ok, il tutorial finisce qua, però purtroppo non vi posso far vedere quanto FPS andrebbe e dopo aver fatto questo e prima di aver fatto questo, perché non ho potuto farlo, perché non so come cazzo si fa, semplicemente. Quindi vi saluto qui, ditemi se funziona, così posso sapere almeno che funziona davvero, se no vado a offendere chi me l'ha detto di farlo, cioè chi... Mi ha detto di farlo così, quindi fatemi sapere, semplicemente. Ciao a tutti ragazzi, ciao da Rector.